Spai, ma ci fu video. Oh, shorty con su telefono. Taratarananana, nemmi cominciare. E raspadori tutto quanto ho nel culo. Io con te. Benvenuti a Tornare su Canale Sperana. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi parleremo, vi mostreremo chi sono lì, vedremo le più belle giocate di Giacomo Raspadori. Dicono che sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Io lo spero, che comunque è un bel attaccante, un bel giocatore. Al Sassuolo ha fatto bene. Prima di cominciare però ragazzi, lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale, lo sapete, è gratuito. Non vi chiedereste mai una cosa che la sapete, lo sapete, scrocca peggio voi, quindi figurata, pazzazzo. E lasciate un segui su tutti gli altri social che trovate qui sotto, sparsi da qualche parte. Vi aspetto. Sì, mamma, non sta zitto come spaccio. Mo registra sto video e urla, e urla. Vabbè. Lo aggiungo, Giacomo Raspadori potrebbe essere questo colpetto a sorpresa del Napoli. Classe 2000, te ne 22 anni, beh dai, comunque molto giovane, ha fatto molto molto bene al Sassuolo. Può giocare anche ala sinistra se non sbaglio, può giocare anche prima punta, ma in realtà il Napoli se lo compra lo mette dietro Osimhen. Cioè, non dietro perché Osimhen... dietro la punta come trequartista, che è proprio il ruolo che manca al Napoli oggi. È 1,72 m, quindi non altissimo, neppure tanto basso, però ha proprio, diciamo, quella statura giusta per quel ruolo. Un po' potrebbe ricordare Mertens come statura. Guagliù, sembra che il colpo si stia quasi per materializzare, nel senso che Carnevali, l'AD del Sassuolo, l'ha proprio dichiarato che il Napoli l'ha cercato, ma in realtà molte testate giornalistiche, molte fonti autorevoli hanno proprio detto che si è raggiunto già l'accordo con l'entourage di Raspadori e con lo stesso giocatore. Il Sassuolo però ha fatto capire che i soldi già saranno chiamati in Dasak di altri giocatori, Bogasca, Macca, che è andato al West Ham, quindi non hanno tanto bisogno di vendere, ci credo, di buffare denaro. Però di fronte alle intenzioni del giocatore, alle volontà del giocatore, la società ha da Fuges e sa da Sattà, ne sa, c'è da mettere a parcheggiata a quattro frecce a Cock Park, non lo so. Quindi il giocatore vuole la Champions, vuole il Napoli, vuole comunque una piazza un po' più importante, nulla togliere al Sassuolo che ci ha sempre rotto ogni anno. Quindi staremo a vedere come va a finire questa taranteia. Niente, andiamo a vedere le sue migliori giocate, anche perché, come vi ricorderete, di peggiori se vengono a Napoli non ne hanno. Vediamo. Mostro. Nel frattempo ho cambiato le luci dietro, le ho messe rosse, rosso passione o rosso come il sangue che ci faranno buttare anche la prossima stagione. Qui vediamo una prima clip proprio contro il Napoli di Lorenzo. Vai piano, con mio fratello Giacomino. Vediamo qui un bel lancio. Qui si destreggia bene, sterza, bella imbucata, qui mi pare che era proprio Scamacca. Allora ancora Giacomo Raspadori punta l'area, qui sguscia bene. E guarda, è proprio la posizione, cioè mi ricorda molto molto bene. Qua ancora contro il Napoli, ancora Di Lorenzo. Niente, non è simpatico, tenete già qualche problema con Di Lorenzo. Ah, non preoccupate che poi a Param, guarda i packer, tutto passa. Qui a San Siro contro... l'Inter qui scivola e vabbè, in scivolata e spaccata cerca di fare qualcosa. Qua lo fanno di nuovo male. Mi fai bravo. Qui cerca di andare via e qui gol. Qui il primo gol di queste clip che andremo a vedere oggi. Mette a sedere l'avversario. Qui è rigore. Arbitro, segnerato rigore. Che ora ricordo la partita. Segnerato rigore. Guarda, ci appiccicamo. Ci appiccicamo. Guardo, Utne sembra andare, guardate un po', Guagliù, cioè come posizione e come statura, vi dico la verità, non vuole essere cianere, sì, vuole essere una stronzata, però mi ricorda molto Mertens, mi capirete, cioè piccoletto, la statura è quella, poi guardate come rientra, Guagliù, questo gol me l'ha proprio ricordato alla grandissima, non lo so perché, comunque in scivolata qui col destro a giro, Giacomino Raspadori fa gol, qui con sotto la pioggia. Bello stop qui col tacco se la porta avanti, come tastava proprio ai... ma non era gol, cioè penso che non era gol, altrimenti l'avrebbe fatto vedere. Ma sti clip, ma da favore, se è gol, ma da favore, ma sta casando sto guaglioncino. E qui l'ha fatto, sì, qui gol, vabbè, qui gol proprio della merda, questo rientra proprio nei gol della merda che si fanno su FIFA. Qui, guarda chi se le va a gol su Juventino, poi ce ne va a gol e fa, ma che volo che le fatte fa, che
Steve Amar, quindi Nanamishin qua gol di sinistro, quindi destro sinistro. Poi ci stiamo a cattare tutti quanti che col destro e col sinistro, perché vogliamo sparagnare, che vogliamo sparagnare, ci cattiamo destra e sinistra, così possiamo mettere sia a destra che a sinistra, perché sia col destro che col sinistro possono giocare. Ma trovo e qui bello stop e poi cambio gioco e rientro bel e comunque c'è spacci mi clippa, non sta facendo niente, cagare, controllavano una da volta. Qui sguscia bene, altro fallo, è uno che subisce parecchi fallo, che giustamente c'era un po' fastidio. Ma questo era lui che ha fatto questo, no, penso che, no, sì, è lui che ha fatto questo gol. Ah, di testa, non me lo ricordavo questo gol. Qua invece contro il Milan resiste, comunque essendo pure piccoletto, comunque resiste bene, vega resiste pure. Poi arriva spesso e volentieri alla conclusione, né? Cioè non è uno che fa 300 gol la stagione sicuramente, però è uno che farà tanti assist secondo me, è uno che può fare tanti assist. Qui è rigore, proprio nettamente rigore. È uno che poi tra l'altro parte abbastanza lontano dall'area di rigore, sto notando. E tiene pure una bella imbucata, cioè c'ha pure una bella imbucata, questa è già la seconda o la terza che vedo così. Mamma mia, fratello Victor Osimhen, secondo me shooting assai divertisi che strene. Speriamo che viene, perché veramente è un bel colpetto questo qua, destro sinistro, sa giocare, può giocare comunque in tre posizioni, parte da lontano e a livello fisico sì, è piccoletto alla Mertens per capirci, però tiene botta. Poi arriva spesso e volentieri alla conclusione, può giocare sia a destra che a sinistra, col destro e col sinistro non fa differenza perché veramente è un talentino, è giovane quindi rientra perfettamente nei piani. Napoli comunque sì, hanno fatto sapere tutti quanti che lo voglio. E Bride Chiura, che questa veramente è roba buona. Dai Giacomino, noi ti vogliamo. Dai Giacomino, noi ti vogliamo. È calentato poco in Duces. O non era lui? No, forse qua era. Qui forse era Berardi. Fallo arbitro, il fischio fallo, mannaccia miseria sta arbitro, capisce, bella, si smarca bene, poi vabbè la passa all'indietro, poi prima passa il palla a Nanza, ma ci dà avuto il palla a me, il Luec, qui bella la finta col corpo, sinistro, ti risiego destra così, questo mi piace a me di questi calciatori che stiamo comprando, poi tiene questa bella sventagliata, queste aperture che mi fanno arrecreare, veramente bello, cioè ma fanno consulare quando fanno i giocatori, quando fanno queste aperture così. Bel gol, questo qua me lo ricordo, bel gol sul secondo palo in mezzo a due che scivolano del Masiello, fratello Masiello. Qui contro il Napoli, no, non era niente arbitro, Culi non l'ha toccata con la mano, arbitro facimi e scema, ci vediamo col re, era niente, fu bravo una spada, fu bravo da biacchia, mi ricordo contro no. E comunque no, mi piace questo calciatorino, molto duttile, tra l'altro potrebbe essere il jolly che ci mancava. Vediamo, bel tiro qua di sinistro, qui si smarca molto bene in mezzo a due e poi la cambia, ok, crea superiorità numerica, anzi dire niente, praticamente crea solo la nebbia, cioè avete solo la, no, mi discosto. Qui ancora Giacomo Raspadori, potrebbe passarla al suo compagno di squadra ben appostato. No, ma non cosa magnate qua? C'è tipo un rigore, ma quale rigore muove? C'è meglio di rigore muove, ancora Giacomo Raspadori, camarato, che cazzo sei per mi separa? Allora ancora Giacomo Raspadori dall'altra corsia per Baraschelia, ancora Giacomino Raspadori, ancora lui, Giacomo Raspadori potrebbe passarla per Lozano, sbaglia clamorosamente, allora ancora palla per Lozano, ancora Giacomo Raspadori dall'altra parte per Politano, questa volta che la mette subito in mezzo, ancora lui steso dal difensore,
Giacomo Raspadori cerca molto il contatto, in questo caso ancora fallo, l'arbitro che non fischia subito, ancora qui la palla dentro per Osimhen che se la divora, ancora qui la palla dentro per Giacomino Raspadori, uomo sto Gasan. Giacomo Raspadori, ancora lui, Giacomino sul sinistro, rientra, capigliato portiere. Porti a parabaghiste, mi stanno parlando di tutto. Ancora qui Giacomo Raspadori mette a sedere. Aiù, c'è questo movimento, questa non è la prima volta che lo vedo questo movimento. Te ne proprio pizzi fa sto movimento, che praticamente dà l'impressione di stare a calciare col destro, poi rientra, si mette sul sinistro e tira un bel, fa un bel tiro di sinistro a giro. Qui è un altro fallo. Te ne proprio pizzi su fatto. Sciapiace. Ma trovo Guaiu, mi piace e tra l'altro ho constatato che a tutti i tifosi del Napoli piace questo calciatore, perché effettivamente tra l'altro è stato anche convocato in nazionale non per caso da Mancini, effettivamente piace molto alla piazza napoletana perché, ripeto, è giovane, può giocare sia a destra che a sinistra, col destro e col sinistro può fare tanto bene, è duttile, è un jolly lì davanti, lo compriamo chiaramente per giocare da Osimhen e secondo me con lui potrebbe fare una bellissima coppia, tutti giovani alla riscossa all'avanti, speriamo che lo compriamo. Niente, da YouTube, spero che il video vi è piaciuto, io mi sono divertito ancora una volta, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, un bel commento, facendo sapere che ne pensate di questo calciatore, quello qui qua sotto, e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao a YouTube e sempre Forza Napoli.